Vampiri, bentornati in un nuovissimo video. Questo è Lask Cristina 4. Cosa sta succedendo nella mia vita? Sto attraversando una fase che ho sentito chiamasi crisi youtubiana. Ecco. In pratica io ho tutta la buona volontà di accendere la videocamera e fare video, ma nel momento in cui ci provo qualcosa non va. Mi prendo un po' il panico e dico, oh basta, voglio sparire dalla circolazione. Però poi non è vero, quindi ho i sensi di colpa, quindi sono tornata con un nuovo video. Ciao. Non fate caso per favore ai miei capelli, che sembro una pazza oggi. Ma non siamo qui per i capelli di Cristina Cauli, siamo qui per rispondere alle vostre domande, quindi iniziamo. Ah, un attimo, prima della sigla, un attimo. Volevo dirvi che se volete che anche io faccia un ai mai come mio fratello, non vi resta che commentare o sotto questo video o dove volete. Lasciatemi le domande con questo hashtag ai mai. Ora possiamo andare avanti. Iniziamo subito con la prima domanda. Arzahme, lo youtuber, mi chiede hashtag Ask Cristina, ma eh sì, viene dal Molise? Sai che non lo so, in realtà, cioè, lui è un po'... non lo so. Alessandro Cuomo mi chiede hashtag Ask Cristina, si andrà incontro a critiche, come pensi di reagire? PS, saluto a mio fratello e salutami nel video. Ciao Alessandro. Come penso di reagire? Come reagirei anche nella vita di tutti i giorni? Con un semplice... ok, cioè, cosa devo dire a uno che critica? Già il fatto di criticare per me è sinonimo di ignoranza, perché a bello de zia mi chiede hashtag Ask Cristina, inizia il video leccandoti le dita dei piedi, sei fantastica. Hanno già iniziato il video. Angelica Rizzato hashtag Ask Cristina, ciao Cristina, ciao Angelica. Inizi il video facendoti un selfie insieme a tuo fratello al ritmo della canzone Selfie. But first, let me take a selfie. Ok. Ludovica Folino hashtag Ask Cristina, tu credi nell'amicizia tra maschio e femmina? Hai detto di voler diventare una cantante, com'è nata questa passione? Ti prego rispondi a queste due domande, PS salutami, sei fantastica. Ciao Ludovica. Sì, assolutamente, io credo nell'amicizia tra maschio e femmina. Non sono d'accordo con quelle persone che dicono tra un uomo e una donna non potrà mai esserci amicizia perché l'uomo e la donna sono destinati ad innamorarsi l'uno dell'altro. È vero, in parte è vero, però secondo me alcuni rapporti non sono destinati per forza a finire così. Per dire, io ho un migliore amico ed è maschio, come ho anche una migliore amica che è femmina. Però a volte succede che è più capace di capirti e di starti accanto un ragazzo rispetto ad una ragazza, perché sono due mondi completamente diversi. Tra due ragazze può sempre nascere una sorta di invidia o gelosia per qualsiasi cosa, invece tra un ragazzo e una ragazza non potrà mai esserci una sorta di sfida, no? tra i due. Quindi a volte è più opportuna un'amicizia tra un ragazzo e una ragazza che tra due ragazze o due ragazzi. Com'è nata la passione di voler diventare una cantante? Allora, in realtà io l'ho sempre avuta, diciamo, questa passione, fin da bambina. Già dalla prima elementare ho iniziato a cantare. Cantavo nel coro della mia scuola e poi ho iniziato a prendere lezioni private di piano, di canto, insomma, comunque fin da piccola ho avuto questa passione. Aurora Stasi. Ciao Cristina, sei grande, mi puoi salutare? Ciao Aurora. Itamine 98 hashtag Ask Cristina, cosa farai ai 1000 iscritti? Apriamo parentesi su questo discorso. Siamo ormai a, vediamo in diretta quanti siamo, siamo 1878. Ecco, io diciamo che non vi ho mai ringraziato veramente abbastanza per questi 1000 iscritti. Veramente siete... oh, siete troppo, veramente. Non di numero, siete troppo affettuosi, troppo gentili, troppo carini e mi fate troppi complimenti anche quando forse non li merito tanto, quindi grazie mille. E in occasione dei 1000 iscritti ho voluto caricare la mia prima cover, chi è? Oh, stavo registrando io. Dicevo, ho caricato la mia prima cover, ovvero What Do You Mean di Justin Bieber, anche se non sono davvero soddisfatta di quella cover perché era la prima, ero imbarazzata, non conoscevo ancora bene gli strumenti che stavo utilizzando,
i programmi, eccetera, eccetera. Quindi mi fa piacere comunque che vi sia piaciuta e spero di registrarne presto delle nuove. A bello de zia di nuovo, hashtag Ask Cristina. È bello avere un fratello come sì? Sei fantastica. Voi siete fantastici. Ciao a bello de zia di nuovo. Avere un fratello come sì? Sì, diciamo che in teoria sì, è bello avere un fratello come sì, perché comunque ci puoi parlare, puoi progettare i video insieme. No, ragazzi, no. Voi, al posto mio, non vorreste essere sua sorella. Marianna Ciavarella mi chiede, hashtag Ask Cristina, seguici Cavampiro? No. Marco Laini, come si dice, non lo so. Hashtag Ask Cristina, prova a dire a tuo fratello ti puzza il culo e cucciati il calzino. Ok. Ti puzza il culo e cucciati il calzino. Daniela Mladenovska, oh mio Dio, scusami, non so leggere il tuo nome. Hashtag Ask Cristina, hai un cane? Se sì, lo fai vedere in un video, salutami. PS, sei bravissima e bellissima, continua così. Un bacio, Daniela. No, purtroppo non ho un cane. Raffaele D'Urso, hashtag Ask Cristina. Che ne pensi di Allahu Akbar e di altre cagate? Salutami, ciao Raffaele. Restando seri, va? Anche se sembra strano per me. Finché si fa così per scherzare, per riderci su, per esempio tra noi youtuber anche, vedo che va molto di moda. Ok, non c'è niente di male, scherziamo anche. Però, per esempio, per chi lo fa... tipo l'ISIS, no? La gente dell'ISIS che veramente crede in questa cosa, che bisogna ammazzare gli infedeli, è davvero una cavolata, cioè, è proprio una cagata, come hai detto tu. Alessandro Cinus, hashtag Ask Cristina, cosa ne pensi di Snedorf? Non so di che cosa tu stia parlando. Eleonora Mondo, hashtag Ask Cristina, chiama tua mamma e dille che ti droghi, mi puoi salutare? Ciao Eleonora, ok, le prenderà tipo un infarto, ma... Mamma? Oh? Stai ancora al lavoro? Perché? Ti devo dire una cosa. Sì, che? Però non ti incazzare. Cazzo c'è. Allora, in pratica siamo usciti con i miei compagni, no? Però... cioè, alla fine ci ha fermato la polizia, quindi ci ha portato in caserma. Niente, volevano che chiamassimo i genitori. Niente, ci hanno trovato un po' d'erba nella macchina. Giuro, mamma. Sì, ma stai facendo la scena. No. Sì, d'accordo, è morendo a questo culo. Mamma, saluta YouTube! Ciao, cretini. Ma guarda, non ti sento, ma tutto no con me, la scena. Mia mamma l'ha presa abbastanza bene il fatto che sono una drogata. Mike Hakim, hashtag Ask Cristina, domanda particolare. Cosa pensi dei sogni? Cosa credi che siano? Se potessi vivere in un sogno, cosa vorresti sognare? Salutami per favore, mi chiamo Michele. Ciao Michele, penso che i sogni siano veramente l'elaborazione del nostro subconscio che comunque di notte continua a lavorare. Ci rilascia un po' tutte le immagini, tutte le nostre paure nascoste, quindi ce le trasforma un po' sotto forma di sogno. Credo che siano questo. Oppure credo che siano semplicemente qualcosa che desideriamo davvero tantissimo e quindi arriviamo addirittura a sognare che si realizzi, che si avveri. Poi quando ti svegli però tipo sei nella cacca, però non importa, grazie sogni, grazie. Miri Bello mi chiede, hashtag Ask Cristina, farai qualche raduno in Campania? Salutami bella, ciao. Qualche raduno in Campania? Oddio, quando saremo tanti, ma proprio tanti tanti tanti, è probabile che farò un raduno in Campania, certo, perché no. Miri Bello di nuovo mi dice, hashtag Ask Cristina, povera te con un bradipo. Ciao Miriam, lei è una di quelle poche che ha capito che cosa vuol dire avere un bradipo come fratello. Hawker, Hawker, vabbè, mi chiede, hashtag Ask Cristina, lo sai i vampiri non esistono? Ragazzo, ma cosa dici? Cosa credi che io sia? Sciocchino. Il maestro del troll lol, hashtag Ask Cristina, scommetto 100 euro che non risponderà mai a questo commento.
Prego. Andrea Righini. Oh, ma sei il fratello di Michael? Ok. Hashtag Ask Cristina. Ma il talebano dietro a te vive nel Molise o fa parte di un gruppo terroristico? In realtà fa parte di un gruppo terroristico in Molise. Maria Rosaria Molinaro. Hashtag Ask Cristina. Oltre a fare video su YouTube, che ti piace fare come hobby? Allora, cosa mi piace fare? Guardare serie TV a gogo? Proprio così? Cantare? Stare con gli amici? Può andare? Comunque, trascorrere il tempo allegramente. Questo è il mio hobby. Mi piace la vita. Siamo giunti alla fine di quest'altro Ask Cristina. Costorello 4. 4 però, Spero che continuerete a seguirmi nonostante i miei problemi mentali, nonostante le mie... Grazie. Fatemi sapere che tipo di video volete vedere, quali video vi attirano di più, se avete qualche video da consigliarmi, prego, visto che io ho poca fantasia. Vi ricordo che se volete che anch'io faccia un AMI, potete commentare anche sotto questo video, commentate sia con l'hashtag AskCristina, sia con l'hashtag AMI, così io mi organizzo e vi faccio anche un bel AMI. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione, se volete condividetelo dove vi pare. Non dimenticatevi di seguirmi sul mio account Instagram e sulla pagina Facebook, perché sono molto attiva, soprattutto su Instagram. E se volete farmi qualche domanda in particolare, c'è anche Ask. Noi ci vediamo presto. Non abbandonatemi, vi prego. Oggi sono più scema del solito, non so se ve ne siete accorti, ma che... Ciao vampiri e zane in spalla! How deep is your love?